Ho fatto un sogno. Mentre Renzi cerca di portare via i voti a Berlusconi, alle europee con il suo giovanilismo, con la sua strategia del sorriso, puntuata da Berlusconi, con le sue idee, meno tasse per tutti, più lavoro ai giovani attraverso la flessibilizzazione del mercato del lavoro, idee mutuate da Berlusconi. Mentre insomma questo figlio naturale di Berlusconi cerca di raccogliere dove Berlusconi ha seminato, che fa Berlusconi? Mentre Grillo, il dottor Gribbels, cerca di polarizzare il suo rapporto con Renzi e di avvantaggiarsi anche lui della tendenza allo sberleffo del paese, della sua libertà mentale conquistata da Berlusconi in 20 anni e mettendolo al servizio delle idee un po' losche e un po' matte del suo amico Casaleggio e delle pulsioni anticasta dell'establishment, la casta anticastale, che fa Berlusconi? Io sono preoccupato di questo perché a me questo interessa oggi, mi interessa che il paese non smarrisca il senso della verità. La verità è che Berlusconi da 3 anni, da quando se n'è andato dal governo, ultimo leader politico eletto dagli italiani, si è comportato con molto senso dello Stato e con molta intelligenza e ha reso possibile la nascita del governo Renzi e del suo programma di riforme, dopo aver reso possibile il governo Monti e il governo Letta, che sono stati due governi che alla fine sono sboccati in clamorosi fallimenti, ma che in qualche modo hanno tenuto, come dire, insieme questo paese nel mezzo di una grande crisi. Poi ci hanno pensato la Banca Centrale Europea, ci stanno pensando gli imprenditori più d'avanguardia, più capaci, ci stanno pensando gli italiani, la gente che lavora, la gente che non si smarrisce troppo di fronte alla gravità della crisi e che in qualche modo sta sentendo che può ingranare una qualche ripresa, soprattutto se ci diamo da fare. Ma in tutto questo, alle europee della fine di maggio, cosa fa Berlusconi? Berlusconi è prigioniero, è un leader politico prigioniero. Decideranno per i servizi sociali, decideranno per i domiciliari, ci sarà un compromesso istituzionale decente, oppure ci sarà una scelta indecente di censura, di repressione nei confronti di quest'uomo, non lo so. La condanna, la famosa sentenza Esposito, è passata già alla storia come l'ultimo atto, il più parruccone di tutti, il più burocratico di tutti, il più viziato di tutti, con il quale il partito delle procure è riuscito ad accaparrarsi alla fine con un giudizio cosiddetto definitivo l'idea che Berlusconi sia un delinquente, cosa che è ovviamente rifiutata da molti milioni di italiani, i quali conoscono, se non diciamo nel dettaglio le carte del processo, conoscono le carte della nostra storia e sanno che cosa è stato per un grande imprenditore entrare in politica e vedere formarsi un fronte di ostilità, di nemicizia e di carogneria come quello che ha affrontato Berlusconi fin dall'inizio. E vedono adesso alcuni di loro in Renzi appunto un figlio naturale che non ha in Berlusconi la stessa reazione. Berlusconi considera Renzi la sua vittoria strategica perché un giovane che con una leadership personale, con una metodologia molto berlusconiana, ha imposto a sinistra le idee del predecessore. Ma cosa fa Berlusconi? Insisto con questa domanda. Secondo me deve interpretare e forse anche forzare le regole che lo condannano ad essere un prigioniero della democrazia italiana. Deve comunicare. Deve riuscire in ogni modo a comunicare le sue idee, la sua faccia, il suo profilo, il suo status insieme di vittima e di combattente indomito che non rinuncerà mai a ripetere, che ciò che gli hanno fatto è stato uno sfregio alle norme più elementari della democrazia. Non è la legge uguale per tutti, è la legge che si scatena politicizzata contro un attore della democrazia per cercare di sradicarlo, di svellerlo dai suoi inconculcabili diritti di leader di un'altra Italia. Deve
deve comunicare, deve riuscire in ogni modo, in qualunque situazione si trovi dopo il 15 di aprile, a restare in campo, e a restare in campo con una diciamo, capacità inventiva, creativa, di appunto interpretare e anche forzare le regole che lo vorrebbero fuori combattimento.